Benvenuti. Un viaggio nella storia, un viaggio lungo 3500 anni, è quello che si potrà compiere varcando la soglia del Parco Archeologico Naturalistico di Longola, realizzato sull'area ricadente nel comune di Poggiomarino, in cui nel 2000 fu rinvenuto il villaggio perifluviale di Longola, definito dagli studiosi la Venezia della protostoria, articolato su isolotti artificiali e frequentato dall'età del bronzo, XV secolo a.C., fino al VI secolo a.C., quando poi viene datata la nascita di Pompei. A inaugurare il parco il sindaco di Poggiomarino, Leo Annunziata, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e a tanti cittadini. Oggi apriamo Longola e lo facciamo perché siamo stati i primi a credere nella bellezza del nostro territorio. Realizzato dal comune di Poggiomarino sotto la direzione scientifica del Parco Archeologico di Pompei, in virtù di un finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro erogato dalla regione Campania e di recente manutenuto grazie ad un intervento della città metropolitana, il parco consente ai visitatori di immergersi in uno spaccato della vita del villaggio. È stata infatti ricostruita fedelmente una parte dell'insediamento protostorico, sono stati riprodotti sia uno degli isolotti a destinazione abitativa, delimitato da palizzate che costituivano parte del complesso sistema di tecniche utilizzate dai Sarrasti, questo è il nome del popolo che lo abitava, per reggimentare le acque del contiguo fiume Sarno e guadagnare spazio all'asciutto, sia un'area a vocazione artigianale. Sull'isolotto sono state ricostruite due capanne a dimensioni reali, mentre altre tre capanne sono state delineate mediante filari di pietre calcaree. Le capanne di Longola, realizzate in materiale deperibile, erano in genere di forma rettangolare o absidata, presentavano uno spazio interno diviso in due navate o in più vani, con un focolare al centro dell'ambiente principale. Da qui si entra quindi in una storia che parte da Longola e arriva fino a Pompei. E questa storia viene raccontata qui da Poggiomarino, dal villaggio di Longola, che ci dice come si viveva nella valle del Sarno prima di Pompei. Pompei nasce alla fine del VII secolo a.C., ma prima c'è una lunghissima storia, fatta di villaggi che occupavano la piana con ricchissime necropoli, il fiume era l'elemento vitale e qui a Longola si può capire proprio questo rapporto strettissimo fra il fiume, che sarà poi il porto di Pompei, e il territorio, e quindi la ricostruzione dell'habitat naturale e quello culturale di queste capanne ci fa capire veramente un pezzo di vita, un pezzo di storia, di questa storia straordinaria che ha portato a Pompei, alla nascita di Pompei. Il villaggio è stato ricostruito in un'area poco distante da quella interessata dai saggi archeologici, ora reinterrati, effettuati dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei, che hanno restituito oltre 1 milione di reperti, tra cui le 3 eccezionali imbarcazioni monossili, e che hanno consentito di definire la morfologia dell'abitato protostorico, esteso presumibilmente per 7 ettari, anche oltre l'attuale corso del Sarno. I resti archeologici sono stati interrati perché era materialmente e fisicamente difficile mantenerli a vista, ma oggi è appunto il momento in cui quell'importanza del luogo viene resa attraverso un parco di archeologia sperimentale, quindi la ricostruzione del villaggio, che è uno dei siti più importanti della Piana del Sarno. Per ora nell'area parco non vi sono reperti, ma associazioni e cittadini chiedono, oltre alla ripresa degli scavi, che al più presto possa essere realizzata un'area museale per esporre quanto è stato rinvenuto. Il direttore Osanna apre a questa possibilità e offre suggerimenti. Ovviamente per noi la tutela è prioritaria, se ci sono le condizioni, l'ho detto e lo farò, si potranno portare i reperti. Qui innanzitutto all'interno di queste capanne sarebbe importante metterci delle copie che hanno anche un valore didattico, ma potremmo pensare proprio ad uno spazio museale per portare qui le cose più importanti, i legni, le piroghe che adesso abbiamo a Pompei, qui potrebbero veramente ritrovare il loro contesto naturale. Lavoriamo insieme e si potrà fare. Longola ha già iniziato il suo percorso di valorizzazione anche attraverso le istituzioni sovraordinate, come la città metropolitana, che crede molto nella sua capacità attrattiva. Infatti abbiamo inserito Longola in un itinerario che abbiamo portato poi al WTU di Siena, la più grande mostra mondiale dei siti UNESCO, ed è avuto un grande successo perché questa nostra guida adesso è arrivata a Miami, addirittura, perché c'è chi cerca al di là di Pompei, che rimane ovviamente un punto fondamentale, cerca di capire cosa c'era prima. Come città metropolitana, con il consigliere Goccia che ha fatto un ottimo lavoro su questo sito, noi abbiamo dato un impulso e un input al territorio, oppure per lo sviluppo di un'economia turistica in queste zone mancava.
Un percorso che può essere facilitato da una forte sinergia con Pompei, un collegamento in termini di valorizzazione e di sviluppo che secondo Osanna non solo si può fare, ma si deve, perché questa è una storia unica di un territorio unico che riusciamo finalmente a cogliere nella diacronia, nella lunga durata di questa storia, e quindi proprio agganciandola a Pompei si può capire tutta questa storia dalla preistoria al 79. L'amministrazione comunale intende rendere fruibile il parco alle scolaresche, alle famiglie, agli attori del turismo culturale, attraverso visite guidate, passeggiate archeologiche, laboratori, mostre, con l'aiuto delle istituzioni e delle associazioni del territorio. Io sinceramente non sono spaventato dal fatto che questo sito lo si debba gestire dal punto di vista pubblico, attraverso l'aiuto delle associazioni. Credo che Poggiomarino anche in questo possa significare una novità. Ovviamente se la città metropolitana, la sovrintendenza, la regione non ci aiutano, è chiaro che questo non sarà possibile. È un parco archeofluviale, è un unicum, e quindi tutti quanti dobbiamo volere bene a questo luogo.